Per diventare piloti professionisti non basta salire in sella, ma bisogna praticare sport complementari o discipline motociclistiche differenti. Ne parliamo con Cristiano Migliorati, DS Team Italia Stock 600. Quali sono gli sport complementari consigliati? Sport complementari sono molteplici, partendo dalla mountain bike, passando dal motocross, arrivando anche al supermotard, tutti comunque sport legati appunto alle due ruote che ad un pilota servono per rimanere comunque in sintonia con quello che è la guida da pista. Molti praticano motocross o supermotard. È effettivamente utile dal punto di vista tecnico per chi corre gare di velocità? Assolutamente sì, entrambe le discipline, una per un motivo fisico, quindi il motocross, e una per una questione di feeling con l'asfalto e col pneumatico da asciutto, il supermotard, fanno sì che possano essere due discipline che aiutano il pilota nella preparazione appunto nella stagione di velocità. Molti altri invece vanno anche in mountain bike. Quanto aiuta fisicamente? Beh, direi che sicuramente fa comodo anche la mountain bike, è un pochino più una disciplina moderna, fra virgolette. Un tempo i piloti degli anni 80-90 non praticavano molto la mountain bike, si andava più con la bicicletta da corsa, però direi che anche mountain bike è molto importante a livello di fiato, gamba, fa molto. Praticando mountain bike o motocross non si rischia di infortunarsi e compromettere la preparazione? Il rischio c'è, purtroppo il rischio c'è sempre, quando ti alleni in bici o in moto corri sempre dei rischi, l'importante secondo me è affrontare questi allenamenti non al 100%, tenersi un pochino di margine a livello di rischio e di ritmo soprattutto, quindi prenderlo appunto come un allenamento e poi dare il 100% quando è il momento, quando si accende la luce verde. Quanto conta il lavoro in palestra? Lavoro in palestra fondamentale d'inverno, soprattutto viste anche le condizioni meteorologiche del nostro paese, quindi non ci permettono di andare in moto tutto l'anno, siamo quasi costretti a recarci in palestra, affrontare appunto un allenamento al chiuso, che però sicuramente ci ritroviamo buono e ottimo durante la stagione. Ora dia un consiglio a tutti coloro che vogliono diventare piloti. Fatelo con passione, metteteci tutto quello che avete, non soltanto a livello di budget ma anche a livello di impegno e di dedizione, e poi un grosso in bocca al lupo da parte mia soprattutto.